portato qua invece sono più che altro danni meccanici, ok, potremmo definirli così. Ed è una collezione di una parte dei problemi di fotografie che ci hanno mandato negli anni i pazienti. Ok, queste Oleg le conosce a memoria. Sono fotografie di casi reali, ok, di problemi reali. Buongiorno, poco fa mi lavavo i denti, è scesa questa vite. Vedete lì il foro? Vediamo, aspetta, provo ad aprire il PDF perché il PDF lo posso zoomare e vi faccio vedere i dettagli perché se l'occhio non è allenato, oh, non lo vedete. Eccola qua. Ok, cosa può essere successo qua? Ah, il tappo. Ok, succede qualcosa? Oleg, vieni qua, facciamo interattiva, che questo è bravissimo, Oleg, in questo. Dai, vieni qua. Sedia. Oleg vi dice quello che va fatto in questo caso. Ok, cosa fareste voi? State mangiando e c'è il tappo. C'era il tappo, è stato messo l'impianto dentale, intanto perché si mette quel tappo lì? Per far guarire la... Qua, Oleg. Vieni, per far guarire la gengiva, per far guarire meglio la gengiva, vedere dove stava l'impianto e poi attaccare il dente. Soluzione. Indovina, assistenza gratis per sempre. Un dente in più. Un dente in più. Prendere una bite burronata da 4 e tappare il buco. Ci è arrivato tappare il buco. C'è un buco, tappo il buco, quindi evitate di ingoiarla. Giusto. Posso dire la mia esperienza? A me, lavandomi i denti con l'idro, mi è saltata la copertura di questa vite che avevo qui. L'otturazione. L'otturazione. Adesso che non aveva... Infatti ne è uscito poi questo filo di Teflon che mettiamo per rivedere dove poi il Io per non cacciavite. farci andare della roba, io ho messo della plastilina. Bravo. Improvvisazione. Vendono in farmacia, per Passato, esempio. passato, ho chiesto così proprio qui a tappare il Sì, buco. La devo vendono. rimettere perché saltava. Se andate in farmacia, vendono questa otturazione provvisoria farmacia. Ok. Otturazione dentaria, la vendono. È una pasta che si mette sul dentino. Vediamo se qua c'è il. E si indurisce da sola con la saliva, e né più né meno. Che è quella che usa il dentista, Cavixin, c'ha un tubettino, questo è il Cavit, e se tu apri il nostro cassetto c'è questo lì, prendo una spatolina, prendo un pochino di pasta, spremi il tubetto, ti leggi le istruzioni e la vai a mettere sopra il tappo, il foro scusa, e ti sei chiuso da solo il foro della vite passante. Qua chiaramente non ci puoi mettere la pasta perché è gengiva, ci rimetti la vite. Vai dal dentista. Queste sono viti compatibili con tutte le viti tappo che hanno i dentisti, con tutti i cacciaviti. In genere si fanno pagare dai 30, 40, 50 euro anche gratis, dipende. Che ci vuole fare così? 50 euro. A stringere una vite. Però sai È che il trattamento più costoso che c'è dal dentista, rimettere la vite tappo. Stringerei solo viti. 50 euro, 100 euro, 150 euro, 200 euro, perché c'è un rischio chirurgico non indifferente a mettere la vite tappo.